Buongiorno, mi chiamo Davide Ridosi e sono un formatore informatico libero professionista certificato su Autodesk Maya. Ho cominciato a lavorare con Maya a partire dal 2005, prima come operatore in produzione e poi a partire dal 2010 come formatore. Ho deciso quindi di pubblicare questo pacchetto di modifiche chiamato May 9 proprio in virtù delle esperienze che ho maturato in questi anni. Ma che cos'è esattamente May 9? May 9 è l'insieme di due idee. Da una parte, il costruire un'interfaccia utente di Maya più snella e più rapida da utilizzare, quindi un'alternativa operativa alle meccaniche standard di Maya, e dall'altra parte, l'integrazione delle migliori plugin e script provenienti da sviluppatori terze parti e dalla comunità, che è molto attiva nel costruire questo tipo di cose. Abbiamo direttamente Maya. Sappiate che scusate, May 9 come modifica Maya è disponibile gratuitamente per la versione 2016 ed è scaricabile dal link qui sotto su piattaforma Creative Crash. Molto bene. Come possiamo notare, sono cambiate parecchie cose all'interfaccia iniziale di Maya. Sono scomparsi i menu ed è scomparsa la cosiddetta toolbox laterale. Al loro posto notiamo una grande area con un outliner. L'outliner è sostanzialmente quell'area che ci permette di interagire a livello strutturale con le scene, ovvero rappresenta la rappresentazione gerarchica della scena nella viewport. Un'altra cosa che possiamo notare è che grazie a queste due barre esattamente simmetriche e di uguali dimensioni, questo permette di allineare perfettamente al centro la viewport, che ora non solo appare più grande, ma anche appare più comoda da osservare. Come potete però ripristinare, in realtà non parlo di ripristinare, ovviamente io avrò bisogno di accedere sia ai comandi presenti sulla toolbox che nei menu. Quindi come possiamo avere comunque accesso a questi comandi? Il menu è facilmente ripristinabile, basta tenere premuto spazio, appare il cosiddetto hotbox. L'hotbox è un'area dove noi abbiamo tutti i menu pienamente accessibili. Mentre invece per quanto riguarda i comandi presenti nella barra laterale, dobbiamo utilizzare una serie di scorciatoie molto semplici da ricordare, ve le mostro immediatamente. Cominciamo con il creare un cubo poligonale e a manipolare questo cubo poligonale. Prima cosa da dire, i tasti che noi abbiamo bisogno per questo tipo di operazione partono dalla Q, che è il primo tasto della tastiera, alla T. Quindi sono questi 5 tasti in linea. La Q permette di disattivare gli strumenti. La W permette di entrare in modalità di traslazione, di spostamento. La E di rotazione. La R di scalatura. E la T attiva il cosiddetto Universal Manipulator, il quale ci permette, dalla versione 2016, di avere anche questi comodi menu in view che permettono con il clic e il trascinamento di modificare le caratteristiche di questo oggetto. Se vogliamo poi disattivare gli strumenti, dicevo, o clicchiamo fuori come ho fatto ora, oppure con la Q che disattiva lo strumento attivo. La parte bassa della toolbox presenta poi inoltre quelli che sono i cosiddetti layout. Che cos'è un layout? Un layout è la capacità di modificare la distribuzione delle finestre. Ad esempio, se io volessi gestire il materiale di questo oggetto, dovrei andare in Alt 2, quindi ho legato, vedete, i vari layout visivi a una serie di tasti comandati da Alt, in particolare da Alt 1 ad Alt 9 abbiamo i layout. In questo caso per l'Hypershade, ovvero l'area di lavoro Alt 2, e da qui possiamo sostanzialmente verificare la struttura di quello che è il materiale che ora sta utilizzando il mio oggetto. Con per esempio Alt 4 possiamo vederne la sua distribuzione in V, quindi quella che è la sua srotolatura su un piano bidimensionale e così via. Per tornare a ingrandire la visualizzazione nell'area centrale basta premere spazio. Ultima cosa da dire è che tenendo premuto Alt e utilizzando i tasti sinistro, centrali e destro è possibile muovere e gestire la camera all'interno dell'area di lavoro di Maya. Ora, questa è la prima idea, darvi una interfaccia utente più semplice. In realtà le cose però non finiscono qui. Perché? Come abbiamo potuto notare,
Premendo lo spazio, io devo avere una gran memoria per potermi ricordare che sotto Create, Polygon ho a disposizione il cubo. Sarebbe più interessante poter trovare un sistema più rapido di localizzamento dei comandi. Ed è per questo che ho inserito questo script nella status bar. Questo script ci permette di cercare all'interno dei menu. Ora, se io vado in quest'area e scrivo cube, come potete vedere, ho a disposizione le caratteristiche di avvio dei vari elementi. Per esempio, da qui ho direttamente la funzione cubo. Molto semplice, molto rapido. In realtà, ho pensato anche a un terzo tipo di interazione, ovvero il creare una serie di menu contestuali che potessero anticipare e aiutare l'utente in queste azioni. Vi mostro anche questa caratteristica. Per esempio, se io creo un cubo, alle volte avrò bisogno di interagire con questo cubo, ad esempio voglio smussarne gli angoli, quindi potrei continuare a lavorare in questo modo, bevel, e trovare il cosiddetto comando. Molto interessante, molto rapido, ma credo di aver trovato un sistema ancora più lineare e rapido. Il tutto si basa su un unico tasto che funge da hotkey universale. Vi mostro meglio cosa intendo dire. Se teniamo premuto Z e usiamo il tasto sinistro, abbiamo accesso al cosiddetto Hall Merkin Menu. Questo è un Merkin Menu che ho creato proprio per velocizzare l'interazione con l'applicazione. A nord abbiamo gli elementi poligonali, a nord-est abbiamo i NURBS e così via. Quindi da qui è possibile avere accesso ai comandi più comunemente utilizzati all'interno di Maya. Ovviamente vi ho mostrato prima che cercavo bevel, trovavo il bevel e lo applicavo. Ora, come posso lavorare con questo sistema di menu contestuali? Ovviamente nel momento in cui ho creato un cubo e l'ho selezionato, ci voglio fare qualcosa. Quindi l'idea qual è? Che se ora premo Z e uso, attenzione, il tasto destro del mouse, ho accesso ai comandi più frequentemente utilizzati per la selezione in azione. Ad esempio, in questo caso il cubo poligonale. Vedete come a est abbia il bevel. Davvero molto rapido e molto facile come metodo di lavoro. Quindi questo sistema di Merkin Menu mi permette di avere pieno accesso a tutte le caratteristiche necessarie per la manipolazione di miei oggetti, ma attenzione, non solo dal punto di vista poligonale e quindi di modellazione, ma anche dal punto di vista, per esempio, delle dinamiche di XGen e di altri elementi come deformatori, blend shape e così via. Molto semplice e potente. Le cose però non si interrompono qui, perché non solo noi possiamo lavorare in base alla selezione attuale, ma anche in base a una combinazione di selezioni. Vi mostro, per esempio, cosa succede se vado a selezionare due elementi poligonali. Z, tasto destro, appare un altro menu. Per esempio, se io volessi rapidamente creare una booleana di sottrazione, elemento 1, elemento 2, Z, tasto destro, vado a ovest, differenza. Solo i menu che servono nel momento in cui servono. Ma la cosa non finisce qui, perché è anche possibile utilizzare un comando rapido di contesto. Ve lo mostro in questo modo. Guardate qua, io creo un piano poligonale molto rapidamente. Vado a creare una struttura d'ossa. Scusate. Ok, molto bene. Eccolo qua. Ora do invio per chiudere la struttura. Ora voglio mettere in correlazione questi due elementi. Quindi cosa faccio? Prendo il primo elemento, le ossa, che deformeranno il poligono. Quindi le ossa, maiuscolo clic sul poligono. Ora, qual è l'azione più rapida? È la costruzione di una skin. Questa è la cosa più comunemente fatta o che si vuole fare quando si ha in selezione un sistema d'ossa e un piano. Quindi ora mi è sufficiente premere Z e come vedete, tramite questa hotkey, ho usato Z senza i tasti del mouse, premuto e rilasciato, tramite questa hotkey ho l'azione più rapida in relazione ai due, l'azione più comune, che viene applicata ovviamente nel modo assolutamente più rapido. Un'altra caratteristica di questo strumento è la possibilità di lavorare anche sui pannelli, quindi non solo
per le selezioni, ma anche in base al pannello. Guardate, se premo Z senza nessuna selezione nell'area di lavoro e il tasto destro, appare un merkin menu che mi permette di attivare e disattivare, vedete, tramite questo menu di contesto, per esempio la griglia o il color management e così via. Ora, se la stessa cosa vado a farla in questo pannello invece, quindi vado in questo pannello, premo Z ancora e uso, tenendo premuto Z, il tasto destro, appare un menu contestuale in relazione all'outliner per la visibilità dell'oggetto o per vedere e cambiare alcune caratteristiche nella mia struttura. Per esempio sul joint, premo Z, tasto destro e seleziono l'intera gerarchia. Molto interessante. Ovviamente anche qui, anche in base al pannello, abbiamo l'opportunità di utilizzare il menu di contesto, scusate, la scorciatoia rapida di contesto. Quindi se seleziono un oggetto, premo Z e rilascio, vedete, l'azione più comune che ho deciso di implementare nell'outliner è il nascondi e ripristino. Credo sia molto semplice e molto efficace. Bene, vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi invito a scaricare dal link sotto, dalla piattaforma Creative Crash, gratuitamente la modifica Main9 e vi saluto.